Parliamo di Enneagramma. L'Enneagramma è un sistema molto antico, parliamo probabilmente di 2500 anni. Tramite alcune ricerche, probabilmente l'Enneagramma va datato e va ancora più indietro perché forse può essere ricollegato alla scuola di Pitagora, può essere ricollegato all'albero della vita della Kabbalah. Infatti, l'albero della vita della Kabbalah ebraica è costituito da una serie di sfere che hanno delle particolari qualità chiamate Sefirot, e ognuna di esse appunto ha una particolare qualità che guarda caso coincide con le qualità dell'enneagramma. Ma a cosa serve l'enneagramma? L'enneagramma serve a capire la propria tipologia, come siamo fatti, ma soprattutto serve a capire gli altri, serve a capire come sono fatti, quali sono i loro punti di forza, i loro punti di debolezza. O capire il proprio eneatipo è importante perché così io posso capire su cosa lavorare per migliorarmi, capire cosa fare per cercare di evolvere. Capire gli altri può essere importante per capire come andarci d'accordo. Questo è sicuramente un grandissimo vantaggio. Io ho scoperto l'Enneagramma intorno al 97-1998. Me ne parlarono prima. Un mio carissimo amico mi aveva parlato dell'Enneagramma, mi aveva anche fatto vedere un libro, ma prima di quella data non avevo capito esattamente a cosa servisse. Dopo, invece, attraverso una serie di ricerche, attraverso una serie di corsi che ho fatto anche all'estero, a un certo punto ho cominciato a capire che l'Enneagramma in realtà è veramente un sistema molto potente, molto efficace e mi ha completamente aperto a qualcosa di diverso sulla comprensione degli altri. Se tu capisci immediatamente criteri, valori, credenze, puoi anticipare addirittura i comportamenti dell'altro perché sai che corrisponde a un particolare eneatipo, tu hai in mano un'arma molto efficace, arma tra virgolette, per generare empatia con questa persona, perché saprai esattamente come prenderla per poterci andare d'accordo. Chiaramente l'Enneagramma non serve soltanto a questo, l'Enneagramma ha delle applicazioni non solo psicologiche, non solo collegabili all'ambito della comunicazione efficace, all'ambito di miglioramento personale, ma l'Enneagramma ha delle applicazioni esoteriche. Io chiaramente in questo video non me ne occuperò e non tratterò questo argomento. Comunque, volendo fare un po' di storia dell'Enneagramma, l'Enneagramma diciamo, deriva, diciamo, le origini sono molto, molto antiche e sono a volte anche piuttosto difficili da accertare. Comunque, arriva a noi attraverso i Sufi. I Sufi sono un movimento religioso medio orientale. Chi lo introduce in Europa intorno ai primi del 1900 è George Ivanovich Gurdjieff, il quale non insegnava l'Enneagramma, ma lo applicava all'interno della sua scuola, che era una scuola di insegnamenti esoterici di evoluzione dell'uomo. Diciamo che l'Enneagramma a un certo punto spunta anche in Sud America, in seguito con la scuola di Arica. In realtà qui abbiamo una divisione tra i due insegnamenti. Cosa interessante, cominciano a praticare l'Enneagramma anche i gesuiti. I gesuiti praticamente collegano poi il sistema con la figura di Gesù. Alcune pubblicazioni sul sistema sono molto interessanti perché questi collegamenti effettivamente, e poi alcuni gesuiti devo dire che effettivamente hanno fatto un ottimo lavoro proprio di esplorazione del sistema. E quindi a un certo punto che succede? L'Enneagramma comincia pian piano a divulgarsi, no? E quindi cosa succede? L'Enneagramma pian piano comincia a essere divulgato all'esterno di questi circuiti. Tieni conto che in tutti questi millenni l'Enneagramma veniva tenuto segreto ed era vietato tramandarlo all'esterno, c'era solo la tradizione orale, ed era vietato trascrivere qualcosa. Poi in realtà pian piano, qualcuno ha cominciato a scrivere dei libri, qualcuno ha cominciato a divulgarlo, si è cercato di fermare queste persone, ma in realtà poi l'Enneagramma ha cominciato pian piano a essere divulgato all'esterno. Si dice che anche Adolf Hitler, dico si dice perché non ne ho una prova certa, fosse interessato al sistema. Beh, le applicazioni esoteriche dell'Enneagramma, non dimentichiamo che Hitler era molto affascinato da tutto ciò che era l'ambito esoterico.
Diciamo che oggi l'Enneagramma non è ancora molto diffuso, non è ancora molto conosciuto. Diciamo che ci sono persone che hanno tutta una serie di pregiudizi sul sistema. Io sono stato uno dei primi ad avere dei pregiudizi sul sistema perché, essendo di origine esoterica, ho detto: ma figurati se funziona, no? Tieni conto che molti, nell'ignoranza più totale, ignoranza, prendila, diciamo, nell'accezione più positiva del termine, vedono il sistema un po' come se fosse un oroscopo, per cui non lo prendono debitamente in considerazione. E in realtà l'Enneagramma è incredibilmente potente. L'Enneagramma fa una foto della persona che hai di fronte e ti dice esattamente come è fatta, e quando tu vai a leggere effettivamente uno dei profili, quando tu ti ritrovi nel tuo profilo, effettivamente senti proprio come se qualcuno ti sta guardando dentro. All'inizio, quando io ho cominciato ad applicare il sistema tra il 97 e il 98, anche se devo dire che l'anno più interessante per me è stato quello a cavallo tra il 99 e il 2000, dove effettivamente ho potuto sperimentarlo con migliaia di persone che incontravo in giro sia in Italia che all'estero, e quando tu individuavi la tipologia di una persona e gli raccontavi degli aspetti, la persona rimaneva sconvolta perché era come se tu avessi una visione e potessi leggere all'interno della sua mente o della sua anima. Chiaramente non si tratta di poteri paranormali, ma è semplicemente l'enneagramma. Questo termine, enneagramma, combinazione di due parole dal greco. Ennea significa 9, gramma significa segno. Infatti, l'enneagramma è una stella a 9 punte inscritta in un cerchio. Chiaramente, ogni punta rappresenta un tipo di personalità e il cerchio rappresenta il continuum lungo il quale bisognerebbe spostarsi. Infatti, molti tendono a vedere la figura dell'enneagramma come qualcosa di statico, cioè dicono: ah, tu nasci in un tipo, rimani in quel tipo e morirai in quel tipo. In realtà non è vero. Gurdjieff diceva che se tu ti riconosci in più tipologie è estremamente positivo, perché vuol dire che tu ti evolvi, sei aperto. Se tu invece ti riconosci solo in un tipo, vuol dire che ci sono dei problemi, perché è come se tu ti fossi irrigidito solo sulla tua tipologia, applicando solo poche strategie nella vita, e questo significa anche che chiaramente non sei aperto a un'evoluzione. L'evoluzione si ha quando invece tu sei aperto ad altri modelli e li integri nel tuo, quindi hai a disposizione più risorse, tipo. Anche se, ricorda, in una tipologia ti ci ritroverai maggiormente, che poi è la tipologia da cui tu sei nato, quindi quella sicuramente rimane in maniera prevalente. Le nuove tipologie hanno dei soprannomi. I soprannomi sono molto utili in fase iniziale per memorizzare tutto quello che c'è dietro, però in seguito io ti consiglio di usare i numeri tipo 1, tipo 2, tipo 3, fino ad arrivare al tipo 9, perché il numero è neutro, non etichetta, mentre il soprannome è un'etichetta. Una cosa è dire tipo 6 e un'altra è dire scettico, che è il soprannome del tipo 6. Se dico tipo 6, la persona non si offende perché il numero 6 è neutro, ma se io dovessi dire tu sei uno scettico, una persona comunque andrebbe in difensiva. O se dovessi dire tu sei un capo, tu sei un romantico e così via, no? Le varie tipologie. Comunque vediamo un po' questi nomi. Allora, tipo 1 perfezionista, tipo 2 altruista, tipo 3 manager, tipo 4 romantico tragico, tipo 5 eremita, tipo 6 scettico, tipo 7 artista, tipo 8 capo, tipo 9 il diplomatico. È chiaro che in base alle scuole alcuni hanno adottato soprannomi diversi. Ma quello che conta è il numero. Te lo dico perché a me a volte capita, per esempio, tipo 4, il romantico. Io lo chiamo il romantico tragico perché, secondo me, gli si addice abbastanza. Altre scuole lo chiamano l'artista, mentre io l'artista chiamo il tipo 7. Che succede? Che alcuni è come se avessi bestemmiato, no? E in realtà il soprannome è solo un soprannome. Tu quello che devi memorizzare in realtà è il numero, che è la cosa più importante. Un'altra cosa importante è che ogni tipologia è contrassegnata da una compulsione.
Quindi le compulsioni, se tu le memorizzi, sei veramente a un passo molto avanti nella comprensione del sistema. La compulsione è un comportamento inconscio che non si riesce a controllare e che poi forma un po' tutto l'eneatipo, tutta la tipologia. Per esempio, il perfezionista ha la compulsione di tendere verso la perfezione, l'altruista di quello di compiacere gli altri, il manager quello di tendere verso il successo, il romantico verso l'autenticità, l'eremita tende verso la conoscenza, verso il sapere, lo scettico verso la sicurezza, oppure potremmo dire quello di evitare la fregatura, l'artista tende verso la libertà, l'otto il capo tende verso il controllo, infine il diplomatico tende verso la pace e l'armonia. La compulsione è la, come potremmo dire, anche se è un termine molto forte, è un po' una specie di ipnosi, no? Nel senso che la tipologia è in qualche maniera soggiogata da questa compulsione, per cui il perfezionista tende verso la perfezione, tutto deve essere perfetto, tutto deve essere preciso, tutto deve essere ordinato, è una persona meticolosa, ordinata, a volte ossessiva, perché dobbiamo anche tener conto di una cosa, non esistono dei tipi uguali, cioè non esistono due perfezionisti uguali. Ogni perfezionista è una persona unica come ogni altruista e così via. Infatti l'eneagramma non incasella le persone. Questa è un'altra bufala che spesso sentirai dire da chi non ha capito il sistema. Non è possibile incasellare la gente. Quando io dico probabilmente tu sei un tipo 1, sei un perfezionista o sei un altruista o qualsiasi altra tipologia, quello che voglio dire è che prevalentemente tu sei in quella tipologia. Ma hai anche altri aspetti che in un momento iniziale io non posso vedere. Io posso capire più o meno il 60-70% di come sei fatto. Se ho di fronte due perfezionisti, io so che più o meno hanno tanti lati in comune, ma hanno anche tanti altri aspetti completamente diversi. Perché l'esperienza di vita è una cosa unica che forgerà quelle persone in maniera completamente diversa, in maniera speciale, in maniera autentica. Quindi questo è molto importante da capire. Quindi stai molto attento a chi ti dice il contrario, che invece l'eneagramma è un sistema per incasellare la gente in maniera tale che tu sei esattamente com'è. Saprai più o meno com'è fatta quella persona, avrai a disposizione comunque delle cose molto interessanti da poter usare nella comunicazione e per poter creare empatia con questa persona, però sappi che non va veramente a incasellare completamente la gente. Mi rendo conto che purtroppo l'essere umano ha un po' questa tendenza a voler rigidamente mettere le cose diciamo, in caselline piccoline, ma con l'eneagramma. In realtà, anche perché stella, 9 punte iscritte in un cerchio, quel cerchio è un continuo in cui ci si sposta. Quindi è per questo che torniamo al fatto di affermare che in realtà l'eneagramma è un sistema dinamico. Bene, in questo videocorso io tratterò ogni tipologia, ti farò vedere la compulsione, come si è creata, qual è la dinamica che più o meno può aver creato la tipologia. Spesso si dà la colpa sempre ai genitori, ma possono essere state anche altre situazioni, anche adulti significativi. Normalmente una tipologia dell'eneagramma si può formare in tenera età, ma non è detto. Fino ai 18-20 anni c'è sempre la possibilità che qualcosa possa succedere, qualcosa possa cambiare e che una persona da andare verso una tipologia possa andare verso un'altra. Poi io farò delle metafore per aiutarti, oltre a una serie di esempi, in maniera tale che questo ti possa aiutare ad apprendere meglio il sistema. Ma farò delle metafore per aiutarti a memorizzare meglio le tipologie, tipo animale simbolico per ogni tipologia e anche stato, nazione simbolica per ogni tipo. Così in maniera tale che ti venga ancora più facile memorizzare il sistema. Bene, ti auguro una buona visione del corso. Ascolta e guarda i video con molta attenzione, soffermiti magari in quei punti che non si sono stati molto chiari e cerca anche di memorizzare bene i punti salienti. Ricordati che il sistema migliore per capire le tipologie è quello di memorizzare la compulsione con ogni tipo.